Oggi, secondo me, stiamo vivendo un momento importante per Alghero, ma non solo, per il nostro territorio, direi per la Sardegna. Stiamo segnando forse un cambio di passo. È stato detto molto bene della difficoltà che abbiamo vissuto come territorio dei mesi, di questi primi anni, in questi anni, insomma, primi per noi di amministrazione non proprio facili. Però noi avevamo alcune opzioni, parlo noi come amministratori, avevamo alcune opzioni di atteggiamento da tenere. Potevamo scegliere, insomma, di abbatterci, e devo dire che, insomma, le situazioni che abbiamo vissuto in alcuni casi raccomandavano forse questo atteggiamento. Potevamo scegliere di protestare, di far sentire la nostra voce, cosa che abbiamo fatto, ma potevamo scegliere di non perdere la testa, anzi di sollevare la nostra testa e provare a guardare in qualche modo anche l'orizzonte. Io credo che sia quello che gli amministratori devono fare, non perdere mai la capacità di intravedere, come dire, la strada, di sollevare la testa e anche di sognare. Allora noi questo progetto che oggi stiamo presentando l'abbiamo veramente fortemente voluto, l'abbiamo sognato. Lo dico con una punta di emozione perché Alghero Capitale Italiana della Cultura è stato, scusate, una sfida senza presunzione, ma veramente con il cuore che questa città ha messo a disposizione della Sardegna tutta. Una sfida che davvero poteva sembrare agli occhi di alcuni davvero presuntuosa, ma abbiamo avuto al nostro fianco alcune persone che si sono messe davvero al fianco di Alghero, al fianco dell'amministrazione, ma davvero al fianco del servizio della Sardegna. Una di queste è Paolo Fresu, che abbiamo qua oggi a fianco a noi, Antonio Marras e anche altri, che hanno creduto in quel progetto. Al di là dei risultati, prendendosi un rischio enorme, perché chiaramente nulla poteva essere preventivato fino a quel momento, però hanno scelto con coraggio di puntare su Alghero. E guardate, lo hanno fatto con gli occhi di chi riesce a vederci, a vedere qualcosa in noi che talvolta noi che viviamo questa realtà non riusciamo più a vedere. E sono gli occhi di chi poi si apre al mondo, di chi per esperienze professionali, creative, di arte è portato, diciamo, a mescolarsi con le altre culture. Loro hanno visto qualcosa in Alghero e nel nostro progetto che forse nemmeno noi, che lo avevamo scritto, lo avevamo redatto in quel momento, riuscivamo a vedere. Vedere il carattere forte dell'internazionalità di Alghero, la sua propensione naturale ad accogliere tutti, ad abbracciare davvero tutte le genti, le arti, le culture, a mescolarsi naturalmente, diciamo, con altre suggestioni, con altri mondi. Bene, loro hanno visto questo potenziale e ci hanno incoraggiato con l'amministrazione a, come dire, a fare questo sogno insieme.